sta suggerendo di far evadere mio fratello dal carcere. Che cosa, mio fratello? No, no, va bene, zio, prendi questa anche tu, madonna. Ma siamo riusciti a farci arrestare? Siamo all'interno del carcere. Oh, guarda chi c'è qui. Ciao, fratello, come stai? Ragazzi, ve l'ho detto che avrebbe avuto una strana reazione. Fratello, sono io, sono Trevor, stai fermo. Pugni e calci. Oddio, cos'era quella cosa? Siamo quasi usciti fuori, direi. Non abbiamo più tempo, dobbiamo scappare. Travis, corri. Ciao belli e ciao pagliacci, come Gozzo e benvenuti in questo secondo video della GTA 5 mod DLC, storia unica su tutta YouTube Italia, ragazzi. Infatti questa serie, che non è mai stata fatta da nessuno, penso anche nel mondo, ho visto un po', non è stata fatta da nessuno, ragazzi, vede il continuo della serie di GTA, quindi della storia di GTA originale con Michael, Franklin e Trevor. Allora ragazzi, questo sarà un video speciale perché arriverà un altro, e dico un altro, personaggio nuovo che verrà introdotto appunto nella storia, che avete capito è il fratello segreto di Trevor. Quindi ragazzi, per questo video voglio 3500 mi piace, spolliciateli, perché arriveranno anche altri episodi ovviamente, quindi dipende da voi, e nei commenti ditemi tutto quello che vorreste vedere, ragazzi, perché Michael a quanto pare ha già un piano in mente. Prima di passare al video voglio salutare Antonio Aurora che mi scrive: Omega, ci parliamo in dialetto, io e te voglio un saluto in tuo prossimo video. E vabbè, ti saluto in tuo prossimo video. Ciao Antonio, bella, e ti saluto. E saluto anche Umberto Lub che mi scrive: bravo Omega, io mangio come te e sono forte come te, mi saluto in un tuo prossimo video. Bella. Sono contento che mangi, però non mangiare troppi cetrioli, perché sennò poi tipo che patta la diarrea. Bella così Umberto, grazie per il tuo commento e ti saluto. Invece se anche voi volete vedere gli spoiler di tutti i prossimi video, essere salutati da me ragazzi e parlare con me in direct, potete seguirmi su Instagram che trovate qui e in descrizione. Mi raccomando, venite, mettete mi piace, commentate tutto quello che volete, raga. Però mi raccomando, passateci due secondi che ci conto. La prima cosa vi voglio chiedere, cioè non me l'avete detto in realtà, quindi ragazzi, siccome è una serie che ci ho lavorato molto, ci tengo soprattutto se mi dite nei commenti: Omega, sì, ci piace la serie, continuala, è stupenda, non si è mai visto una cosa del genere, oppure non vi piace, cioè, insomma ragazzi, un semplice parere. Allora, siamo venuti qui a casa di Michael perché ragazzi, come sapete, nell'episodio precedente Franklin ha avuto una bella rogna con sua sorella, con la sorella di Michael, per recuperare la sua auto. Adesso ragazzi, a quanto pare la rogna tocca a me, cioè a Trevor, perché vi ho detto che ovviamente gireremo tutti i nostri eroi in questa serie. Allora, Michael ha in mente un piano, però ragazzi, non so se sia una rapina, ancora non ce ne ha parlato. Praticamente ragazzi, Trevor e Michael stanno discutendo un attimino sul da farsi del piano, su quello che deve succedere, chi devono chiamare, perché secondo Michael ragazzi non ce la fanno in tre, e quindi Michael sta suggerendo di far evadere mio fratello dal carcere. Che cosa, mio fratello? No, no, ma sei impazzito Michael? Sei impazzito per caso? No, 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 ma non se ne parla proprio. Non farò mai evadere Travis di prigione, ragazzi, mai. Se voi pensate che Trevor sia pazzo, ragazzi, voi non avete visto Travis. Travis sarebbe il fratello di Trevor, che è veramente qualcosa di allucinante. Infatti Trevor sta convincendo Michael a non farlo uscire di... a non farlo evadere, insomma, dal carcere, perché potrebbe addirittura non collaborare. Però ragazzi, Michael ci ha detto di prendere questa pistola, farci arrestare e troveremo un diversivo per evadere. Ma stai scherzando? Ragazzi, non ci credo. Guardate cosa deve farmi fare Michael. Sì che sono pazzo e ho fatto di peggio. Nessuno ha mai visto Travis, perché è un personaggio nuovo della serie che ho inventato io e che vedrete adesso. Ragazzi, Michael ci sta suggerendo di farci arrestare e poi lui e Franklin verranno con un diversivo e riusciranno a farci evadere. A quanto pare ragazzi, non abbiamo molte chance. Il piano purtroppo è questo. Io guarda, avrei preferito mille volte che venisse il fratello di Franklin o il padre di Franklin, perché penso che li abbia, no? Ci saranno, lo sanno da qualche parte. Quindi ragazzi, questo dipende soltanto da voi. Se volete vedere nuovi personaggi anche, scriveteli nei commenti, tipo il papà di Franklin, il fratello di Franklin, soprattutto. Questo è il luogo migliore ragazzi, se non la stazione di polizia. Quindi adesso ci recheremo lì velocemente, non so come, a piedi, ruberemo una macchina, ma in qualche modo ci arriveremo. E ragazzi, allora a quanto pare tutto tace fuori dalla stazione di polizia. Michael mi ha dato questa pistola per attirare l'attenzione. Oddio, ci ho già dato 2 stelle. Oh merda. Guarda quanti poliziotti! Trevor scappa! Trevor fa... No!
no, mi arrendo. Metto in quel cubicolo, magari capiscono che mi sono arreso. E va bene, zio, prendi questa anche tu, madonna. Il drago si è ribellato, attenzione. Ok, ragazzi, ora è sicuro che mi porta in carcere. Va bene, scusate, nonna mi spara. Aia, vado che papagna. Drago, fermati. Bene, come potete ben vedere, ragazzi, il piano è riuscito. Siamo riusciti a ferire due poliziotti, di cui uno si dice che è quasi morto per due pugni, vabbè. Insomma, siamo riusciti a farci arrestare. Ora, come vedete, siamo dentro l'auto di un agente. Ci sta portando appunto in carcere, in prigione, non so come te la chiamate. Ed è lì che faremo evadere nostro fratello. Ragazzi, se Trevor stesso, pazzo, ha paura di suo fratello, io vi invito a non perdere il video fino alla fine, perché riusciranno secondo voi Michael e Franklin a tirare fuori dal carcere Trevor e Travis? Bene ragazzi, come vedete siamo appena arrivati al carcere. Non so dove stia andando, forse sta parcheggiando o vabbè, qualcosa del genere. E adesso ragazzi, penso proprio che dovremmo trovare il nostro fratello all'interno della prigione, se magari riesce a parcheggiare sto tipo. Oh, grazie signore per avermi scortato, è stato molto gentile. Ragazzi, come vedete siamo all'interno del carcere e le cose qui vanno un po' a merda come sono. Come vedete stanno già venendo a darmi il benvenuto, perché ragazzi, si sapete, in carcere ti danno il benvenuto a modo loro, non è vero, brutti infami? Che volete da me? Il bello che le guardie qui non fanno niente. Ah, allora le fanno le cose le guardie. Guarda, sono appena arrivato. Oh, non è ancora l'ora della rivolta, se no mi fate sputtare il piano. Oh, basta. Grazie signore per avermi aiutato, è stato molto gentile. Vedete ragazzi, esce il fucile e vanno tutti via. Allora, il piano ragazzi è il seguente: trovare mio fratello, dirgli di evadere perché abbiamo un piano da fare. E dovremmo praticamente accoppare una guardia come quella, metterci i suoi vestiti e scortare mio fratello fuori. Perché ragazzi, mentre io sono nuovo di qui, mio fratello c'è da un po' di tempo. Sì ragazzi, poi vi farò una spiegazione dettagliata sulla storia di Travis, del fratello di Trevor, solo se me lo chiedete, se spolisciate in tanti il video. Quindi vediamo adesso di trovare mio fratello da qualche parte, ragazzi. Vediamo se lo trovo fuori a far palestra. E spero che quando mi vedano mi picchi. No, di me sicuramente. Ok, vediamo se lo riesco a trovare da qualche parte. Oddio, ma che sta succedendo? Perché corrono da qua? Che succede? Perché fanno... Ah sì, giustamente ragazzi, qui ci sono anche le risse con la gang. Me l'ero scordato di dirvelo. Allora, lì dovrebbe essere mio fratello. Lo riconoscete anche dal taglio di capelli. E ora, sperando che vada tutto bene. Oh, guarda chi c'è qui. Ciao fratello, come stai? Travis, sono Trevor, mi riconosci? Ragazzi, forse sta fumando, non mi riconosce nemmeno. Travis, sono Trevor. Ragazzi, ve l'ho detto che avrebbe avuto una strana reazione. Fratello, sono io, sono Trevor, stai fermo. Ti devo parlare di una cosa importante. Mi sono fatto arrestare apposta, basta. Ok ragazzi, mio fratello è pazzo, cioè mi prende a pugni e calci. Oddio, cos'era quella cosa? Trevor si era bancato nel sottosuolo. Fratello, fermo, ti devo parlare di una cosa. Sono venuto qui per farti evadere. Mi stai ascoltando? Fratello, sono venuto qui per farti evadere. Ragazzi, non vuole capire proprio. Ditemi se assomiglia a Trevor. Cioè, insomma, si assomigliano ragazzi un po'. Sono pur sempre fratello e fratello, insomma. E ditemi voi, insomma, nei commenti se vi piace anche il fratello di Trevor, ragazzi. Va bene, allora Trevor racconta di tutto. Allora, ora Trevor gli sta raccontando che siamo in combutta con Michael per una storia di fare delle rapine, queste cose qua, insomma, ragazzi, la solita cosa. E che procediamo tutto noi a farlo. Quindi aspetteremo il segnale di Michael per farti evadere. Uccideremo, prenderemo i costumi di una guardia e tu mi seguirai come se niente fosse. A quanto pare sembra essere d'accordo, miracolo ragazzi, però vedete la sua reazione quando ci ha visto? Non appena ci ha visto ha detto, perché noi siamo il fratello minore ragazzi, l'avrete capito sicuramente, lui è più vecchio di me. Non appena ci ha visto ragazzi è venuto incontro e ci ha picchiato. E ragazzi, io spero possiate rendervi conto di questa picità assurda. Non abbiamo mai visto Trevor e suo fratello, soprattutto, mai visti su GTA, e adesso lo sta per far evadere. Quindi attenzione ragazzi, se ancora avete messo mi piace, mi siete iscritti al canale, mi raccomando, fatelo, perché sapete che arriveranno le peggio cose, veramente. Finale, questo è il segnale. Ok ragazzi, come vedete hanno sparato, si stanno un po' muovendo anche gli altri prigionieri, perché oddio, che vuole questo? È che hanno capito che qualcuno sta sparando. Ok, dovremmo accoppare questa guardia, che è la stessa guardia ragazzi che ci ha aiutato. Presto Travis aiutami, dobbiamo uccidere, cioè dobbiamo spaccarlo di mazzate. Travis non ci deve sparare, Travis aiutami. Oh, ma guardatelo che infame ragazzi, vedete perché ho detto che è infame mio fratello? Ok, ce l'ho fatta da solo mi sa. E che il piano per ora è riuscito alla perfezione. Travis, puoi anche fare qualcosa però, va bene dai, usciamo, dovremmo uscire adesso. Non è di qua uscita, dove si esce? Oh Travis, mi vuoi star vicino? No, non possiamo rischiare che qualcun altro oltre a noi esca, non posso rischiare, scusami. Ok ragazzi, qualcosa sta andando storto, ammazzalo Trevor, ammazzalo.
Ok, ok ragazzi, per fortuna non stanno capendo niente neanche le guardie perché stanno sparando. Eccolo, ha fatto la sua parte, ora direi che tocca a noi. A quanto pare ci hanno un po' sgamato che stiamo cercando di evadere dal carcere. Ok, direi che non dovrebbe esserci nessuno. Travis, muoviti che sei senza armi. Non possiamo fare... Ok ragazzi, stanno cercando di spararci. Non riesco a capire da dove. Travis, muoviti. Oddio, ma quello è scemo. Che cazzo fai lì fermo? Travis! Ok ragazzi, a quanto pare... No, no, Trevor, no, non farti sparare! A quanto pare, ragazzi, siamo quasi usciti fuori, direi. Non abbiamo più tempo, dobbiamo scappare! Travis, corri! Ok ragazzi, siamo inseguiti dalla polizia, abbiamo attualmente 3 stelle. Dov'è Michael, ragazzi? Ha detto che si sarebbe fatto trovare qui! Michael! Dì, ragazzi, se ci beccano adesso siamo fregati. Siamo riusciti a scappare, io mi sono messo dietro, ma mio fratello sta avendo una delle sue crisi. Sì, perché ragazzi, praticamente Travis ogni tanto ha delle crisi isteriche. Direi che siamo riusciti ad evadere, abbiamo ancora 3 stelle sulla mappa, non capisco il perché. Però, meno male, Michael si è fatto trovare fuori. Quindi ragazzi, ora penso che torniamo a casa di Michael. Ragazzi, direi che è stata una bella sudata. Non so, ditemi se il video vi è piaciuto, se siamo riusciti a far evadere nostro fratello Travis di prigione. Ora Michael gli sta spiegando un attimino il piano. E vabbè, io devo levarmi un po' sti stracci e farmi fare qualche medicazione per i colpi che comunque ho preso. Bene ragazzi, allora direi che è come evasione, è andata alla perfezione più o meno. Qualche... mio fratello un po' pazzo, sclerotico, vabbè. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, commentate con gli altri personaggi che vorreste vedere e che altro vorreste vedere. E ovviamente condividete il video con i vostri amici, perché ragazzi tutti devono sapere che la storia di GTA 5, porca miseria, continua con Trevor, Franklin, i loro rispettivi fratelli, padre. Importante per me ragazzi, ditemi se vi piace Travis come l'ho fatto, il fratello di Trevor, infatti penso si somiglino molto. E in descrizione vi ricordo trovate le mie maglie ufficiali come questa qui e come quella in edizione limitata di Ronaldo e Ronaldo Junior fino a 1° aprile ragazzi, perché dopo non ci saranno più, quindi andatele a comprare che sono veramente limitate. E in descrizione, se volete essere salutati dai nostri delinquenti preferiti su Instagram, vi raccomando, lo trovate qui in descrizione, passateci 2 secondi e mettetemi a seguire. Direi che per questo video è tutto, qui è Trevor ragazzi vestito da poliziotto, Travis, Michael e Franklin, e se beccamo ad un prossimo video, grazie a tutti per la visione, e scherzo!